Ciao! Sono in uno stato deprovevole. Non si diceva deprovevole. Cerchiamo. Google. Deprovevole. No, si dice deplorevole. Stato deplorevole. Stato deplorevole. E dai! Ma è una parola. Sono in uno stato deplorevole, insomma, vado sempre più in basso. Però questa volta è un video che volevo fare. Perdonate anche tutta quanta l'assenza. Avevo iniziato, insomma, un po' di giorni fa, volevo farlo, ero intenzionata a farlo, infatti anche su Google avevo scritto sì, adesso faccio un video di questo tipo, bla bla bla. Però poi ho dimenticato il kit. E questo qui è un video che volevo fare per quanto riguarda la manicure. Adesso ovviamente siamo ancora alla parte base, io dico sempre, sono state, ci sono mille più, ci sono state mille più, come posso dire, persone che hanno commentato negativamente anche il video che ho fatto sulla correzione, sulla base, tutto quanto. La cosa che a me non è che io non accetto i commenti negativi, ma finché appunto io sbagliavo realmente nei video e tutto quanto il resto, quando alcuno appunto non aveva una scuola e niente, nessuno diceva niente. Ora che sto facendo una scuola, insomma, qualcuno ha da ridire, però vabbè, non fa niente, quindi non mi interessa se qualcuno commenterà negativamente o cosa, ci sono tantissime varie scuole di estetista, di manicure, qualsiasi cosa, e io sono sicura che ognuno spiega a modo diverso. Quindi non è che quel modo che insegnano a loro deve essere giusto quel modo o come lo faccio io deve essere giusto o sbagliato, insomma, ognuno fa e pensa come vuole. Essendoci mille scuole, ci sono mille modi diversi per fare ogni singola cosa. Quindi, questo qui è come a me, nella mia scuola, hanno insegnato a fare la manicure. Quindi, per la prima volta, abbasserò la videocamera e appunto inquadreremo le mie mani. Visto che mi chiedete sempre come faccio, io non l'avevo mai fatta la manicure. Quando mi vedevate con la ricostruzione, perché andavo dall'estetista a farmela fare, proprio dall'onicotecnica. A farmela fare, quindi adesso partiamo con una base proprio della manicure o manicure, come si dice. E quindi adesso abbasso la videocamera. Come prima cosa dobbiamo completamente togliere un qualsiasi residuo di smalto trasparente, colorato, esso qualunque esso sia, e immergere la mano, anzi le dita, le falangine, le piccole falangi all'interno dell'acqua calda, non ustionante, però quello che dico io, allora, intanto immergo. Nella mia scuola hanno detto che si può utilizzare anche un po' di sapone, sapone neutro, anche il sapone per i piatti. C'è anche qualcuno che mi inserisce, mette qualche goccia di candeggina giusto per sbiancare l'unghia, però secondo me è troppo aggressivo, anche secondo me il sapone è troppo aggressivo quello per i piatti, perché essendo una formula troppo sgrassante non mi piace proprio come mi lascia le dita. Però alcuni utilizzano anche inserendo anche delle fette proprio di limone o anche delle gocce di limone perché ha un'azione molto sbiancante e anche igienizzante. Quindi lascio in ammollo le dita per 5-10 minuti, però dipende anche dal tipo di pelle, perché noi per esempio a scuola abbiamo delle ragazze con delle unghie o anche delle cuticole molto, molto dure e quindi deve stare molto a mollo la mano. Quindi dipende sempre dalla consistenza della formazione della vostra pelle. Appena tolto appunto le mani dall'acqua, cioè a parte il capello, asciughiamo per bene appunto con l'asciugamano. Quindi adesso cosa andiamo a fare? Visto che la pelle ancora è ancora morbida, andiamo a spingere le cuticole e io adesso utilizzo questo strumento, ma volendo si può utilizzare anche il bastoncino. Appoggiandomi sempre bene con le altre dita, spingo le cuticole, ma non spingo molto sull'unghia perché altrimenti andrei a scavare l'unghia. Quindi tiro indietro, prendo appunto questa parte di pelle in modo da farmi spazio e tirare indietro anche i bordi. Come potete vedere, tutte quante le pellicine si sono proprio alzate e così appunto sarà molto più facile rimuoverle con appunto la tronchesina. Se volessimo appunto utilizzare il bastoncino,
po' difficile per me inquadrarmi. Possiamo andare anche leggermente più pesanti perché appunto il bastoncino non provoca danni all'unghia. Neanche con il bastoncino abbiamo alzato per bene la cuticola. Ora procedo così con tutte quante le altre dita e andremo al prossimo passaggio. Bene, adesso tutte quante le mie pellicine sono rialzate. Questo qui è un procedimento che va fatto abbastanza velocemente affinché appunto l'unghia... Questa parte appunto è ancora ben morbida dall'immersione acquatica che abbiamo effettuato. Adesso prendiamo questo strumento, si chiamano tronchesine, queste qui appunto sono molto piccole che servono appunto per andare a eliminare queste cuticole. Quindi adesso molto attentamente dobbiamo cercare di non andare appunto a toccare la parte della pelle, altrimenti uscirebbe del sangue. Cerchiamo appunto di eliminare solamente questa parte bianca. Facendo sempre pressione da questa parte, altrimenti andremo a toccare la pelle, andiamo a prendere in maniera molto decisa una parte di cuticola che abbiamo precedentemente sollevato e premere. Ed ecco qua, abbiamo tolto praticamente tutta quanta la cuticola. Questa qui è pelle morta, ci sono scuole che dicono scuole o cose di pensiero, insomma, che appunto non sono d'accordo col toglierlo, però c'è chi ha una matassa, come per esempio ce l'avevo io, certo, di certo io non posso spingere le mie cuticole e lasciarle così, però alcuni appunto che hanno poche cuticole vanno solamente a spingere e a lasciare. Così, però è solamente un fatto estetico, a me personalmente non piace, ma a chi piace può lasciarlo così. Ovviamente è sempre più facile appunto fare una manicure su se stessi perché si ha appunto si percepisce la sensazione di dolore e quindi sappiamo quando fermarci. Ovviamente non è assolutamente la stessa cosa quando dobbiamo fare la manicure su qualcun altro perché magari per noi quello lì è un punto di pelle morta che però in realtà fa male alla cliente o alla persona a cui andiamo a fare la manicure, mamma, cugina o chiunque esso sia. Quindi procedo anche in questo caso a tagliare le cuticole a tutte quante le altre unghie. Adesso farò appunto una visualizzazione su come, visualizzazione e dimostrazione, sembra che sto vendendo un prodotto. Ok, come appunto utilizzo questo prodotto, ma vi voglio far vedere anche su un'unghia il risultato con la lama a tre fasi. Quindi adesso vi faccio vedere subito come uso la lima a tre fasi sull'unghia del pollice. Prima si passa appunto la lima, la parte rosa, su tutta quanta l'unghia e questa qui serve per appunto eliminare le prime imperfezioni dell'unghia. Lo passo proprio, tanto non gratta, però passandola bene anche verso la matrice. Bisogna effettuare un po' di pressione, e vedete che si forma questa sorta di polverina. Dopodiché puliamo leggermente l'unghia, si prende adesso la seconda fase, quella bianca, e si fa sempre lo stesso procedimento. La bianca diciamo che levica leggermente, per levicare non intendo proprio che gratta l'unghia perché anche se sentite dal rumore non si sente niente. E anche qui dobbiamo passare molto bene su tutta quanta l'unghia. Adesso passiamo alla parte divertente utilizzando la parte grigia. Questa qui va utilizzata velocemente, cercando appunto di non farci male qui al margine e in maniera abbastanza decisa su tutta quanta l'unghia e adesso vedremo il perché. Sicuramente già si vede da lontano e si vede anche la differenza con l'altro dito. Sembra proprio che sono andata ad applicare dello smalto. Ma in realtà smalto non c'è. Questo qui è un effetto molto naturale per l'unghia, infatti a me piace tantissimo, anche perché l'unghia al tatto è molto liscia, anche se io passo il dito non se ne va. Questo qui appunto va utilizzato nel caso in cui voi non vogliate applicare anche uno smalto trasparente o assolutamente niente, perché comunque c'è una lucidatura naturale dell'unghia e
Sembra che abbiate lo smalto, ma in realtà non ce l'avete. Adesso utilizziamo il buffer per appunto eliminare il primo strato leggerissimo di unghia. Assolutamente non danneggia l'unghia, però anche per chi magari fuma e appunto si forma il giallognolo sulle unghie, oppure anche per chi ha delle macchioline o per chi ha le righe appunto sulle unghie o piccoli danneggiamenti, possiamo utilizzare questa qui in maniera molto delicata, senza appunto spingere. Bene, stavo dimenticando di appunto limare l'unghia. Qui appunto ci sono molti tipi di limatura dell'unghia, io parlo non di sopra, ma appunto della forma all'unghia. Io adesso parlo ovviamente per me, ma sarebbe troppo complicato dare una limatura per ogni tipo di unghia, perché ci sono milioni e milioni di tipi di unghie. Milioni e milioni no, però centinaia sì. Quindi, adesso io ovviamente faccio la mia, l'importante è appunto dare se ci sono appunto delle unghie a ventaglio, come per esempio a me capita spesso in questa, come potete vedere, rispetto alle altre va un pochino più ad allargarsi, quindi soprattutto qui tenderò a limare in maniera appunto, mi sono persa le parole, in questa maniera appunto cercando di raddrizzarla e dare una forma leggermente più lunga e non a ventaglio. Adesso che abbiamo limato anche le unghie, procediamo, penso di aver finito, sì. Procediamo appunto ad applicare lo smalto trasparente. Lo smalto trasparente va applicato prima di ogni altra applicazione di smalto di qualsiasi altro colore che appunto noi vogliamo applicare sulle nostre unghie. Io uso questo prodotto che è praticamente un indurente della Loving Nails. Sì, che l'ho trovato praticamente, l'ho comprato nel rifornitore. Quindi procedo all'applicazione. Essendo appunto uno smalto trasparente, non è che ci sono tantissime tecniche. Qui prima ho fatto la limatura lucida, però vabbè, ce lo passo uguale. Quindi non bisogna prestare molta attenzione perché comunque è uno smalto trasparente, non è che bisogna essere molto accorte. Ovviamente facciamo asciugare 3-4 minuti, poi dipende sempre dallo smalto, questo che asciuga molto rapidamente, perché sono smalti che ci mettono un bel po'. Adesso passiamo alla seconda applicazione di smalto. Sembra ho solamente 4 dita, ma ho anche il pollice, solamente che è un po' indietro. Adesso qui farò un po' lo zoom perché vi voglio far vedere bene come a noi hanno insegnato a mettere lo smalto. Comunque vi faccio vedere il rosso perché almeno si vede bene come mettere l'applicazione, ma già so che sbaglierò in pieno perché è veramente veramente difficile mettere sto benedetto smalto rosso. Allora, per prima cosa appunto prendiamo un po' di prodotto e non dobbiamo prendere il pennellino così con la goccia, ma dobbiamo comunque pulirlo un po', ma nemmeno troppo. Adesso sto qui è pure quasi finito, adesso mi finirà sicuramente, però dobbiamo cercare di non far venire la colatura proprio che quando andiamo a mettere ci cola tutto quanto. Quindi passiamo lo smalto prima di tutto sulla punta. Dopodiché, attaccandoci bene, ci portiamo verso il margine. Ci sono molte tecniche per appunto far sembrare l'unghia più lunga. Come per esempio dovremmo lasciare proprio un millimetro di margine, farla un pochino più dritta. Adesso qui non mi è venuto bene sul pollice perché non mi viene mai bene sul pollice. Però comunque dobbiamo cercare di lasciare un minimo di margine appunto dalla pelle, non bisogna farla attaccata, altrimenti l'unghia sembrerà molto più larga che lunga e appunto vogliamo evitare far sembrare l'unghia sempre più lunga. Quante volte ho detto lunga? Facciamo adesso lo stesso procedimento con l'indice. Procedimento, prima la punta, ecco qua che sta finendo lo smalto.
ora lasciamo asciugare per un bel po'. Siccome ecco il rossetto rosso, ripeto che è molto complicato da applicare, io però ho voluto farvi vedere perché magari rendeva meglio l'idea. A me onestamente non piace che viene lasciato questo margine appunto laterale, però per farvi vedere come di solito si fa l'unghia più lunga, si fa così. Se dovesse capitare, perché è normale, umano, che magari vi va un po' di smalto proprio qui all'attaccatura, non so adesso se lo vedete, qui sull'attaccatura della pellicina, vado a proprio leggermente a sollevare lo smalto. Poi in qualche modo, insomma, con un cotton fioc, con il bastoncino, qualsiasi cosa, lo andiamo a eliminare. Esistono anche quelle penne magiche che fai così e si toglie. Quello la penso che sia un'invenzione da 10 milioni di dollari. Quindi, dopo questo procedimento, si può di nuovo rimettere uno smalto trasparente, tanto come copertura e chiusura dello smalto, anche perché così sicuramente durerà molto di più. Mi raccomando, siate sicuri che lo smalto è ben asciutto, altrimenti ve lo portate via e si faranno una marea di grumi, come sta succedendo ora. Io penso che la differenza tra una mano e l'altra si nota, soprattutto perché qui ho ancora lo smalto trasparente, ci sono anche residui di smalto vecchio che ancora non riesco a togliere. Comunque, facciamo uno zoom. Questi zoom, ma la differenza si vede assai, perché qui insomma sono presenti tutte quante le pellicine, ancora tutto il resto. Adesso a tocco finale io utilizzo questo prodotto di Cuccio, cucciolino tipo, che è praticamente una sorta di rossetto, balsamo, però questo qui è per le cuticole ed è al latte e il miele. È un prodotto americano che ho comprato sempre dal rifornitore. Lo smalto è bello asciutto, lo passo qui sulle cuticole, cioè non sulle cuticole perché le abbiamo tolte, però proprio sul contorno dell'unghia, sulla pelle. È veramente profumatissimo, questo sì, scusate, però poi passandolo fa sì che ammorbidisce le cuticole. Sempre chi fa ricostruzione unghie magari sa che alla fine mettono sempre un prodotto del genere, spesso è tipo questo, che lo passano sopra, però comunque diciamo che finisce il lavoro della manicure. Allora, volevo anche farvi vedere come togliere lo smalto scuro, rosso, quel che sia. È sbagliato, come appunto facevo anche io, che andavo a strusciare in questa maniera. Ma per togliere un colore così, soprattutto dopo una manicure, per non rovinare tutto quanto il lavoro che abbiamo fatto e per non far andare appunto lo smalto, perché mi viene da dire il rossetto? L'abitudine. Appunto per non mandare lo smalto, dai che dico tutto quanto intorno qui alla pelle e attorno alle cuticole, dobbiamo semplicemente mettere lo smalto, cioè l'acetone sull'unghia, lasciare così appunto qualche secondo in modo da premere e fare appunto penetrare l'acetone, dopodiché premere e portare via verso l'esterno. In questo modo l'unghia subito è pulita e è tutto quanto qui. E quindi la manicure l'abbiamo fatta, è stato un video veramente lungo, io tanto per rendervi partecipe sto a 58 minuti di registrazione, comunque l'attesa, tutto quanto, la mano a mollo e tutto quanto, quindi è normale, però non è che ci metto un'ora per mano. Lo smalto non mi è piaciuto tanto come l'ho messo, quindi ve lo dico io sin da subito, però volevo farvi vedere, scusate, giusto l'applicazione, che si parte dalla punta e poi si va a allungare e mettere lo smalto fino al margine. E non sono molto entusiasta perché appunto con questa teoria del margine che va lasciato, il margine laterale che va lasciato più libero, non è che mi piaccia molto perché sembra come sia incompleto, però non è nemmeno bello metterlo su tutta quanta l'unghia perché sembra tozza, sembra un pochino
E quindi niente, io sicuramente riceverò critiche perché già lo immagino, però ecco, ripeto, l'ho detto sia all'inizio del video che adesso, perché magari a volte uno lo dice dopo, però la gente si annoia, si stufa e non vede la fine del video, co commenta negativamente e basta. Quindi l'ho detto all'inizio, lo dico alla fine. Questa qui è stata la mia scuola che mi ha detto mi ha insegnato così, se è la vostra scuola, se qualcun altro mi ha insegnato in un'altra maniera. Ma per voi, insomma, non è che ci confrontiamo e tutto il resto. Quindi, questa qui è la mia applicazione, la mia procedura. Se voi ne avete un'altra, mi fa piacere. E quindi, niente, vi saluto e vi mando un bacio. Ciao!